tre anni dall'apertura dell'ospedale, ma anche tre anni da una strategia condivisa con il territorio. Risultati racchiusi dentro ogni parola chiave di successi. Un'azienda sana che ha raggiunto il pareggio di bilancio nel 2016, facendo fronte a costi superiori per il nuovo ospedale. 1 milione di euro l'anno, il risparmio ottenuto sul consumo energetico grazie ad azioni green per un minore impatto sull'ambiente. Quale poteva essere il valore aggiunto da offrire ai cittadini? Ospedale come luogo di cura, ma anche come luogo che cura. Oltre 40 mostre e opere d'arte. Progetto per le aree verdi di 6.000 metri quadri, che con le sue 6.323 piante è un vero polmone di solidarietà, sostenuto da 162 volontari. Supporto anche a chi viene da fuori, 11 strutture alberghiere convenzionate e 13.000 pass lunch distribuiti ai familiari per accedere in mensa. Paziente al centro, con un impegno forte sul piano infermieristico e un modello di assistenza unico di primary nursing. 460 gli operatori formati per questa pratica e 136 professionisti venuti da altre realtà nazionali per apprendere il metodo. 97 giornate di informazione e prevenzione, 56 progetti di umanizzazione. 7 case della salute attivate, 4 ambulatori infermieristici con personale specializzato ai percorsi di dimissione complessi. Oltre 4.000 pazienti che nel 2017 hanno ricevuto cure, farmaci e medicazioni a domicilio. ASL di Biella ha puntato all'ascolto partendo dalle opinioni dei pazienti. Oltre 14.000 questionari somministrati tra reparti, ambulatori e territorio, con una risposta di soddisfazione verso il personale del 97%. Ascolto anche sulla rete, 6.500 follower su Facebook e 1.091 su Twitter. Più accessibilità ai servizi grazie ai totem multifunzione, 5 distribuiti tra ospedale e territorio per stampare referti, pagare prestazioni e presto anche per prenotare e disdire esami. 300 i pazienti che in ambulatorio saltano la coda grazie a un sistema di accesso semplificato. 1.000 interventi chirurgici in più all'anno rispetto al 2013. Un ospedale e un ASL che hanno sempre avuto voglia di far squadra grazie a un territorio aperto al dialogo e al confronto. 10 posti letto dedicati all'hospice in ospedale con la gestione della LILT. 15.000 soci Unione Industriale Biellese che hanno agevolazioni per usufruire di prestazioni sanitarie. 6.329 donazioni di sangue, 42.337 ore di volontariato all'anno. Sinergie per abbattere le liste d'attesa. 39 interventi ortopedici su pazienti torinesi grazie alla convenzione con Città della Salute e della Scienza. 30 sulla colonna vertebrale con il maggiore di Novara. Più innovazione. 170 risonanze magnetiche cardiache nel 2017, trattamenti endovascolari e chirurgia mini-invasiva. È il nostro personale, il valore aggiunto. 117 nuovi professionisti assunti nel 2017, tra cui 32 medici, 68 infermieri, 9 operatori sociosanitari. 33 anni è l'età media dei nostri nuovi dipendenti provenienti da 47 province italiane diverse. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Winston Churchill.